Procediamo con il nostro ordine del giorno. Riconsegna alla città di Perugia della chiesa di Santa Maria dell'Assunta in Monteluce. Tempi e modalità di completamento dei lavori per la messa in sicurezza dell'edificio. Prego, consigliere. Sì, grazie, Presidente. Sì, questo riguarda alla fine appunto un intervento un po' particolare della ricostruzione, che è quello della chiesa di Santa Maria dell'Assunta nella piazza di Monteluce di Perugia. Un'ordinanza del giugno 2017, con un'ordinanza che è la numero 32, il commissario del governo per la ricostruzione aveva disposto la messa in sicurezza di alcune delle chiese danneggiate dal sisma con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Come per molte chiese, così come quella di Monteluce, la riapertura appunto del luogo di culto concorre non solo a rinsaldare la fiducia e il legame col proprio territorio, ma consolida anche un aggregato sociale e il tessuto della comunità. Fra gli interventi finanziati dall'ordinanza sopracitata vi era pure quello relativo alla chiesa in questione, che è stata dichiarata inagibile e per la quale è stato previsto uno stanziamento di 255.000 euro. Gli interventi di ristrutturazione della chiesa, che è, ricordo, a differenza di altri edifici di culto, di proprietà del Ministero dell'Interno, in quanto fa parte del Fondo Edifici di Culto, dovranno essere realizzati dal Ministero per i Beni delle Attività Culturali e del Turismo, il MIBACT, come previsto appunto in questo caso, la normativa in materia. La chiesa di Monteluce, oltre al suo indiscusso patrimonio storico, culturale e artistico, rappresenta un punto di riferimento per Perugia, anche e soprattutto in ragione della sua particolare posizione, trovandosi adiacente all'ingresso del vecchio nosocomio della città. Nel corso della sua storia la chiesa ha conservato un ruolo di primo piano non solo per la comunità religiosa del quartiere, ma più in generale per tutti i cittadini di Perugia e delle persone che a vario titolo hanno frequentato quella zona che era la zona dell'ospedale. Attualmente i cittadini di Perugia che erano appunto soliti recarsi presso questa struttura, non potendo accedere alla chiesa stessa principale, esercitano il culto in uno spazio messo a disposizione nei locali della Nuova Monteluce, il complesso che sta sorgendo proprio sui resti dell'ospedale, sull'ex appunto ospedale. La Regione Umbria, in attesa che vengano realizzati gli interventi sulla chiesa stessa, ha stanziato nell'assestamento ultimo di bilancio di previsione 300.000 euro per il consolidamento, restauro ed adeguamento della chiesetta di Monteluce, che invece è all'interno appunto del fondo Monteluce e che è di proprietà della Regione, proprio al fine di consegnarlo alla popolazione per evitare che rimanga in questo luogo diciamo dove adesso è relegata. È stata una notizia che è apparsa sui giornali e che anche appunto è stata resa pubblica a fine luglio, che dovrebbero partire i cantieri per la ricostruzione di alcune chiese di proprietà della diocesi Spoleto-Norcia, interventi per i quali sono già stati assegnati 2,3 milioni di euro. Ecco, chiedo invece rispetto appunto a questo edificio che è di proprietà del Ministero dell'Interno e quindi dovrà essere il MIBACT a procedere all'appalto, se la Giunta ha notizie di quali sono lo stato di avanzamento appunto dell'affidamento dei lavori e quindi quando la città di Perugia potrà riavere o almeno vedere avviati i lavori della chiesa. Grazie, prego Assessore Cecchini. Ma come diceva la consigliere Casciarri, gli abitanti di Monteluce hanno in più occasioni sollecitato l'esigenza di poter avere un proprio luogo di culto. Tant'è vero che appunto attraverso l'assestamento la Giunta regionale ha messo a disposizione 300.000 euro per l'adeguamento e il consolidamento della chiesetta di Monteluce, in attesa che vengano portati avanti i lavori relativa appunto alla chiesa di Santa Maria dell'Assunta in Monteluce. E con ordinanza del giugno 2017 i fondi sono stati messi completamente a disposizione, quindi l'intervento è completamente finanziato. Come diceva nella sua interrogazione, la proprietà è del
fondo edifici di culto e quindi la competenza sta tutto in capo al Ministero, a differenza di quei beni che sono di proprietà ecclesiastica e che trovano come soggetto attuatore le diocesi. Delle 32 chiese in capo alle diocesi, la struttura regionale ha già autorizzato 30 chiese e in diverse di esse non c'è solo il progetto ma ci sono anche i lavori in corso. Più lenta è la situazione per quanto riguarda gli edifici di proprietà appunto dello Stato, dove il Ministero sta in questo momento affidando la progettazione ed anche in questo caso gli uffici che si sono informati per sapere l'iter della Chiesa di Santa Maria dell'Assunta in Monteluce appunto ci hanno informato che c'è l'affidamento per il progetto ed è verosimile che appunto tra la progettazione e la approvazione da parte di Invitalia, perché quando si tratta di proprietà dello Stato l'autorizzazione tra l'altro avviene direttamente da Rieti e non da Perugia. Gli uffici ritengono che sia un iter che abbia bisogno quantomeno di un'annata di tempo e per poi far partire i lavori e quindi si spera che insomma ci sia almeno da qui in poi, visto che è stata affidata la progettazione, un passo più veloce e si possa restituire ai fedeli e ai cittadini una chiesa che appunto in questa parte del capoluogo di Perugia rappresenta senza dubbio un punto di riferimento importante. Grazie Assessore, anche la consigliere Casciari è soddisfatta della risposta. Torniamo adesso all'oggetto 148, ad interrogare l'assessore Paparelli e il consigliere Ricci. Prospettive per le centrali Enel di Pietrafitta e Bastardo, ricognizione sul progetto future per la riqualificazione e o riconvenzioni delle centrali stesse, tempi per l'attuazione, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Si tratta dell'interrogazione numero 148. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Stiamo traguardando ormai il prossimo documento di economia e finanza della Regione Umbria che andrà a delineare anche gli impegni operativi per l'ultima parte della decima legislatura regionale. Ed è per questo che ci sembrava opportuno determinare una interrogazione in chiave propositiva per chiedere le prospettive concrete per le centrali Enel di Pietrafitta e di Bastardo, che sono oggetto già oggi di considerazioni nel quadro di programmi di riqualificazione, programmi e progetti di riconversione anche afferenti al quadro di interventi Future E promosso da Enel. In questa dinamica attiva delle proposte progettuali voglio anche sottolineare alcune riflessioni inerenti al fatto che tali poli strategici debbano continuare, seppur in forma innovativa, ad occuparsi di energia. Mi riferisco alle loro potenzialità in termini di ricerca e produzione di tutte quelle tecnologie che possano essere utili al risparmio energetico. Mi riferisco alle forme di energie rinnovabili, in particolare il solare evoluto. Afferisco anche ai programmi di Enel, che nei prossimi anni dovrà individuare dei poli per la produzione e ricerca di quelle che saranno gli accumulatori e le batterie ad alta intensità per le automobili elettriche. Ma ovviamente mi accingo anche, nel quadro delle possibili attività di riconversione, a citare i parchi tematici con valenza culturale e turistica, inoltre attività di formazione. In questo quadro vorrei soltanto citare, ed è un altro elemento che chiedo all'assessore con delega, la necessità attentamente di valutare e quindi evitare ogni forma che potrebbe sedimentarsi in proposte anche per attività residenziali ed appartamenti, come ho visto citare
in un articolo, per la verità, generico, non afferente a nessuna comunicazione della Regione Umbria, ma lo chiedo per avere notizie certe da questo punto di vista. Nel luglio 2018, in particolare per la centrale Enel di Bastardo, si profilavano anche possibilità di riconversioni inerenti attività residenziale per appartamenti, che io ritengo non congrue con elementi strategici di riconversione che comunque debbano vedere nel fattore energia un elemento preminente e soprattutto debbono anche reincludere la necessità che Enel, per le sue strutture organizzative di ricerca e gestionali, ancora possa determinare una presenza attiva sia nelle aree di Pietrafitta che in quelle di Bastardo. Da questo punto di vista ci sembrava interessante, proprio nella logica, anche nel prossimo documento di economia e finanza regionale, chiedere all'assessore con delega notizie inerenti appunto allo stato di attività della progettazione di riconversione e riqualificazione delle centrali Enel di Pietrafitta e di Bastardo. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Prego assessore Paparelli. Sì, grazie presidente. Ma ad oggi, consigliere Ricci, la centrale termoelettrica di Bastardo, attiva dalla fine degli anni 60 e dotata di autorizzazione fino a dicembre 2023, senza variazioni di limite alle emissioni autorizzate nell'AIA del 2011, con restrizione al funzionamento di ciascun gruppo, in realtà ha una scarsa funzionalità di seguito in parte all'evoluzione sfavorevole del mercato dell'energia, caratterizzata sovraccapacità produttiva al parco di generazione, che ha prodotto una diminuzione del reale funzionamento dell'impianto che si è andato via via azzerando quasi nel 2016. Per questo l'impianto di Bastardo, rientrato nel programma di dismissione di Enel, con il quale noi abbiamo intavolato una trattativa, stipulato un accordo quadro, perché il progetto Future, che era in atto, che è iniziato, quindi di riconversione del contesto industriale di Bastardo, producesse progetti che fossero coerenti con in linea con lo sviluppo della nostra regione e che prevedessero anche una presenza di Enel in forma rinnovata ancora sul territorio. In considerazione dello scenario determinato, Enel ha reputato necessario inoltrare l'11 novembre 2016 l'istanza al MISE per la dismissione definitiva delle due unità, in merito alle quali però lo stesso Ministero ha risposto dapprima con la richiesta di tenere l'impianto in disponibilità per l'intero 2017, in quanto i cambiamenti avvenuti nel contesto internazionale, in primis il fermo degli impianti nucleari in Francia, non consentono di determinare con certezza gli scenari futuri in campo energetico. Poi questa durata del congelamento si è prorogata per tutto il 2018, e quindi la procedura di dismissione definitiva dipenderà dalle valutazioni che il Ministero e il suo organo tecnico Terna, gestore della rete elettrica nazionale, faranno sia sull'impatto nello scenario nazionale di criticità climatiche che sulle situazioni presenti in ambito europeo. Ovviamente da quello che leggo dai dibattiti e dalla riunione che partecipo come assessore regionale, non mi pare che questo argomento sia tra le priorità del governo nazionale in carica, in quanto non abbiamo avuto notizie in merito. Nel corso del 2017-18 l'impianto è stato sostanzialmente utilizzato solo per situazioni di emergenza e pertanto con un consuntivo di ore anno ampiamente al di sotto dei limiti concessi in AIA. Chiederei scusa, ma così è impossibile. L'impianto di Pietrafitta è costituito da un gruppo di turbogas a ciclo combinato, da alimentato a gas naturale, e da due gruppi a ciclo aperto da 88 MW ciascuno. Enel ha chiesto e ottenuto dal Ministero l'autorizzazione a porre in sicurezza e a cessare l'esercizio dei gruppi turbogas PF3 e PF4 dal 10 marzo 2014. Quindi noi su Bastardo siamo ancora in attesa, il progetto
Futuré è stato sospeso, ovviamente si continuano a raccogliere indicazioni in tal senso. Riteniamo, noi rimaniamo fermi sulla necessità di stipulare, dopo aver esaminato insieme, così come è nei programmi, un accordo di programma che vedrà, per quanto ci riguarda, solamente progetti coerenti e compatibili con lo sviluppo economico della nostra regione, quindi escluderei, diciamo, impianti o situazioni di carattere residenziale, ma vogliamo continuare a produrre sviluppo anche in termini innovativi e compatibilmente, ambientalmente più compatibili su quell'area. Però al momento, diciamo, il progetto è fermo e non abbiamo alcuna notizia in merito rispetto a presunti progetti che siano stati presentati che prevedano espansione di carattere edilizio residenziale. Oltretutto, questo lo dico, noi non ne abbiamo coscienza, consigliere, perché noi non ci sono stati ancora formalmente presentati, diciamo, i progetti, neanche i primi, che abbiamo, diciamo, solamente sentore, ma non ci sono stati presentati i progetti proprio perché il futuro è fermo. L'impianto di Pietrafitta invece avrà una storia, a mio avviso, completamente diversa. Questo è costituito da un gruppo turbogas a ciclo combinato, come con tutte le cose che vi stavo dicendo prima, con le due cessazioni di esercizio che sono avvenute dei due gruppi turbogas PF3 e PF4 sin dal marzo 2014. Il resto è funzionante. Pietrafitta ha ospitato il primo Enel Idea Factory organizzato nel novembre del 2015, un laboratorio di idee aperto per immaginare insieme la migliore soluzione di riqualificazione dell'impianto nel rispetto del territorio. Quindi quell'impianto non sarà dismesso, ma avverte Enel stessa la necessità, insieme agli enti locali, di procedere a una profonda rivisitazione e riqualificazione di quel sito, anch'esso, diciamo, nel senso di produzione di energia, ma in modo più compatibile, ambientalmente più compatibile di quanto non siano gli impianti attualmente esistenti. Il temporaneo slittamento dell'uscita definitiva dell'impianto dall'esercizio elettrico di fatto non modifica le strategie di Enel nei due siti, ma ne ritarda, diciamo, l'attuazione per i motivi che ho citato. Rimane, a nostro avviso, fortemente importante il fatto di aver stipulato l'accordo quadro e di aver previsto che qualsiasi progetto futuro sarà oggetto di accordo di programma, che continua a rappresentare lo strumento idoneo per definire il piano di interventi utili ai due siti, in un quadro di significativa presenza di Enel, anche in forme nuove e anche attraverso il potenziamento del capitale umano di cui dispone su iniziative innovative nel settore delle energie rinnovabili. In questo senso valuteremo e andranno valutate dall'apposito comitato previsto nell'accordo quadro tutti i programmi e i progetti di rilancio delle aree interessate, in un quadro di sviluppo e sostenibilità ambientale dei territori interessati. Volevo ringraziare l'assessore con delega per la sua chiarezza, in particolare credo sui due punti sostanziali. Il primo, che ha sottolineato ovviamente che non vi saranno riconversioni che prevedono attività residenziale per appartamenti, ma, come concordo su questo, attività che dovranno traguardare l'energia in forma innovativa in tutte le sue componenti. Il secondo elemento, anche per ciò che in questi mesi è emerso in Assemblea legislativa, che mi appare importante, e ringrazio l'assessore della sua estrema chiarezza, è che in tutti i programmi di riqualificazione, riconversione che interesseranno, e le cito nell'ordine, la centrale Enel di Bastardo e quella poi di Pietrafitta, tutto questo andrà a determinarsi attraverso un accordo di programma, che è uno strumento importante e significante per poter garantire la presenza ancora in forma innovativa, come testé citato dallo stesso assessore, comunque di Enel, perché io credo che Enel, con le sue caratteristiche, le gestioni tecniche, l'attività strumentale di ricerca, la sua organizzazione, sia decisiva, la sua permanenza in accordo di programma,
per garantire alle ipotesi di riqualificazione e riconversione delle centrali una solidità anche dal punto di vista gestionale e finanziario. Mi auguro che su tali, credo, significanti premesse si possa, da qui alla conclusione della decima legislatura, determinare dei passi operativi per due poli fondamentali per lo sviluppo economico e direi energetico della regione Umbria. Grazie.